Cabufala. Allora, sembra che stia iniziando la diretta, vediamo se la connessione tiene. Siamo qui a parlarvi delle mascherine. Innanzitutto, le mascherine sono cancerogene, se quei dementi dei medici non ve lo dicono, sono cancerogene. Quindi, oltre al Covid, dovete preoccuparvi del fatto che respirate della merdosa anidride carbonica, la quale vi acidifica. Vi provoca assenza di ossigeno, no? Perché più respirate anidride carbonica, meno respirate ossigeno. Il cancro trova le condizioni ideali per svilupparsi, oltre che in presenza di un elevato numero di poliammine che ne accelerano l'accrescimento, ma quello è quando già c'è, che si accelera, e trova le condizioni ideali per svilupparsi, con assenza, riduzione di ossigeno e acidificazione, situazione di acidità. Bene, le mascherine sono cancerogene. Se proprio dovete mettere queste puttanate di mascherine, allora mettetevi sta roba qua, almeno riuscite a respirare da sotto, no? Mettetevi dei foulard di cotone, delle fazzolette di cotone. Questo inizio, per prendere qualche secondo per cominciare a parlare della bandiera cinese. La bandiera cinese chiaramente è stata presa a spunto dal Movimento 5 Stelle. 5 Stelle. La bandiera cinese è rossa con 5 stelle, guarda caso. Aveva torto Sgarbi che diceva che 5 Stelle si chiamavano 5 Stelle perché volevano andare a dormire negli hotel a 5 Stelle. Vi sembra un caso che Grillo andasse in giro a dicembre con la mascherina? Addirittura pavoneggiandosi davanti ai giornalisti, Grillo, che vi ricordiamo è il traditore di Auriti, il traditore di Montanari, e che chiacchiera impunemente con gli ambasciatori cinesi da ottobre, da novembre, da illo tempore, e che Gigino, il capo occulto del Movimento 5 Stelle, che è delegato Crimi ora, con la sua via della seta, no? Abbia sempre la lingua nel culo dei cinesi. Ricordiamo che la Cina è al pari dell'Arabia Saudita, anzi più dell'Arabia Saudita, una dittatura di più perché è orwelliana, no? Come tutte le dittature comuniste, in realtà sono dittature naziste orwelliane. Perché orwelliane? Perché in realtà loro impediscono qualsiasi tentativo di rivolta che ci può essere in una dittatura, perché ti crescono fin da piccolo dicendoti che vivi nel paradiso e che stanno tutti bene, che fanno il bene del popolo. Almeno le dittature di altro tipo sono palesemente dittature e è possibile una ribellione o un tentativo. Quindi la bandiera cinese, ricordatevi, andate a vedere bene quante stelle ha la bandiera cinese. Ricordatevi quanto Di Battista inneggia alla Cina proprio come un ossesso, e chiudiamo il quadro con il fatto che a capo del task force di sto cazzo, del task force di Conte, di sotto i capelli nulla, cioè Conte, c'è il Bilderberg Colao e tutti zitti, no? Primo che sta zitto è il fatto Bilderberg quotidiano, che è quello che mena le danze sulla riforma piduista del taglio della rappresentatività, che se la sono dimenticata un po' tutti a causa del fatto che non si è votato. Il fatto Bilderberg quotidiano mena le danze al governo cinese della bandiera a 5 stelle. Volete dire che è normale che a capo della task force che spara stronzate c'è un Bilderberg? Chi non sa che cos'è il Bilderberg nel 2020 sta messo un po' male, dato che il Bilderberg è stato collegato all'uccisione del giudice Emilio Alessandrini, il quale stava indagando sulle stragi di Stato, aveva collegato il Bilderberg alle stragi di Stato, così come testimoniato da Imposimato che lesse tutti gli atti del giudice Alessandrini.
Vogliamo comunque sottolineare il fatto che Marco Bilderberg Travaglio ha mandato, si è mischiato al Bilderberg. Va al Bilderberg, manda il suo vice allegramente a braccetto con quelli che sono collegati all'omicidio del giudice Alessandrini, all'omicidio del giudice, all'omicidio di Aldo Moro. All'omicidio di Aldo Moro. Va tranquillamente a braccetto con Kissinger, il Fatto Quotidiano, il Bilderberg, come testimoniato negli atti del processo dalla la moglie e il segretario di Moro testimoniano che Kissinger è il mandante dell'omicidio di Aldo Moro. Vogliamo anche ricordare che Kissinger è un genocida, che il Fatto Bilderberg Quotidiano va a braccetto al Bilderberg con un genocida del popolo cileno, che è il mandante dell'assassinio di Allende, che ha messo lui lo stupratore Pinochet a uccidere i cileni, e in quante altre parti del mondo ha fatto genocidio. Una specie di Soros, antelittera, o di Bill Gates, dato che adesso va per la maggiore questo nerd con la faccia da coglione, alias Bill Gates, no? Questo Bill Gates che si vede che nel suo nerdismo deve aver letto l'Apocalisse di San Giovanni, la quale dice che chi saprà interpretare il numero 666 te lo metteranno sul polso, senza questo numero non potrai né comprare né vendere, no? Dando adito a tutta una schiera di complottisti, magari pure terrapiattisti o asinovolisti, di creare il mito del microchip nel polso. Allora si vede che sto nerd di merda ha letto sta cosa sull'Apocalisse di San Giovanni e vorrebbe mettere il vaccino in un chip nel polso, così anche per avere il tracciamento, no? Lo stesso quello Elon Musk, come cazzo si chiama, ce ne fottiamo, e si vuol fare tracciare per poter riaprire le sue cazzo di aziende, no? E, fatta questa premessa sulla bandiera cinese, il movimento cinese a 5 stelle, parliamo di Conte, dei decreti di Conte, no? Conte detto sotto i capelli nulla, così lo chiamano Conte. Conte ha fatto questi decreti per distruggere l'economia italiana, non sappiamo neanche se si rende conto, perché non sembra di elevato spessore culturale e non sembra avere una capacità logica, diciamo, interessante, no? Dato che costituzionalisti sì, lo hanno definito come uno che probabilmente sembra neanche laureato in giurisprudenza, tipo Cassese o altri, no? Dato il modo in cui sono scritti i decreti. E sono stati corretti successivamente. Ma perché usa i DPCM di sto cazzo, no? C'erano già i decreti legislativi di sto cazzo, che già erano illegali quelli, figuriamoci il DPCM. Che cazzo crede? Di essere in guerra? Di essere in guerra, di essere Winston Churchill bombardato dai nazisti, dato che ha detto le stesse frasi di Winston Churchill: è la nostra ora più buia. Vaffanculo se. Se distruggi l'economia italiana, sì, ma non sei Winston Churchill, che casomai sei l'iniziale di Winston Churchill, VC, Walter Clos, forse sei quello, forse lui intendeva essere quello. Com'è possibile che ci sia una situazione tale per cui il Parlamento non esiste, ma non esiste da decenni, da quando ci sono stati colpi di Stato continuativi? Ogni decreto legge è un colpo di Stato reiterato. Per chi non lo sapesse, i padri costituenti di sto cazzo della Costituzione ci dicono che ci sono i tre poteri, no? Tre poteri che devono essere distinti e separati, no? Il potere legislativo fa le leggi, il potere esecutivo dovrebbe essere solo il cavalier servente che applica le leggi, no? Come la polizia, che dovrebbe far applicare le leggi fatte indipendentemente dal potere legislativo, e il potere giudiziario che giudica chi potrebbe avere sgarrato sulle leggi. Peccato che i padri costituenti di sto cazzo si siano dimenticati il quarto potere, che non è la stampa. Quarto potere è l'emissione della moneta, così come spiegato da Auriti, il signoraggio bancario della banca centrale e il signoraggio bancario delle banche commerciali, così come spiegato molto bene nella tesi di laurea di Tamburro. Tutte cose di cui i giornalisti di sto cazzo, i giornalisti dementi, non parlano. Bene, allora, non si parla di signoraggio bancario, di Auriti, perché
perché non si deve sapere che ci sono dei banchieri internazionali che dal 1700 portano avanti semplicemente come un gioco per bambini l'emissione della moneta da nulla, cioè questi, avendo riserva zero addirittura, ammettono moneta da nulla, creano moneta, no? Attualmente digitando tasti su un PC, tutte cose vecchie, stravecchie, dette da decine di anni. Poi oggi abbiamo i sovranisti di sto cazzo, no? Che dicono sovranisti, boh, non censurano Auriti. I sovranisti sono i grandi censori di Auriti, sono i grandi censori del potere di emissione della moneta, così come spiegato da Auriti. È vero, ci sono i banchieri internazionali. Dal 1700 la famiglia Rothschild si è diramata, no? Attraverso un figlio un figlio a Londra, un figlio andò a Napoli, uno a Vienna, un altro a Francoforte, guarda caso sede della Banca Centrale Tedesca, sede della Banca Centrale Europea, sede di tutto il cuore finanziario della Germania. E attraverso l'alleanza dei figli si è creata la prima grande banca internazionale che ha dominato il 700, l'800, il 900 e nulla ci fa presumere che non sia ancora in atto, ovviamente dominando gli altri banchieri da loro, con cui loro si sono alleati, no? I Schiff in America o i Rockefeller, ad esempio in America, cioè più che altro, non solo dominando gli altri banchieri o coordinandoli, coordinando anche, come per esempio Rockefeller in America, tutti quelli che sono diventati monopolisti, i quali hanno poi ripagato loro i prestiti diventando monopolisti di un settore, no? Rockefeller, per esempio, con la Standard Oil del petrolio, o addirittura poi nel campo medico. Ricordiamoci che i Rockefeller non sono ebrei, uno. I Rothschild hanno il cognome ebreo, così come Marx aveva un cognome ebreo, che era pure ateo, e il quale ha scritto solo una o due pagine in tutta quella serie di stronzate interessanti, quando dice che le banche nazionali, le banche centrali agghindate di nomi, nomi nazionali ve la metteranno su per il culo. Questa è l'unica parte di Marx interessante. Tornando ai Rothschild, è vero che dominano il mondo, ma hanno solo un cognome ebreo. Il banchiere per antonomasia non ha una religione, perché vogliamo dissociarsi a parte la misoginia montante, più che montante, residente, no? Che c'è, di cui parleremo dopo. Vogliamo dissociarci anche dai gomblottisti di sto cazzo, antisemiti di sto cazzo, che vanno in TV, in radio, a dire che gli ebrei dominano il mondo? Ah sì? Gli ebrei dominano il mondo? Oh, interessante. Quindi tutte le volte che sono stati ammazzati, stuprati, no? Non conta un cazzo? Datelo a dire a un operaio ebreo in Israele che viene sfruttato in Israele. Andatelo a dire a un ebreo nero etiope ghettizzato in Israele che domina il mondo. Vediamo quanti calci su per il culo vi dà, gomblottisti del cazzo. La famiglia Rothschild e tutti i loro alleati dominano il mondo. E questa è una banalità che i giornalisti dementi non dicono perché hanno un QI paragonabile a quello di un calciatore professionista. Giusto per dare cos'è il quarto potere. Torniamo sui tre poteri, perché il quarto potere non se ne può parlare, perché nella censura più totale è come se vi parlassi di qualcosa che voi partite da zero, no? La maggioranza di voi. Il quarto potere è il potere più importante. E ricordiamo, i padri costituenti di sto cazzo non ne hanno parlato. Allora, secondo tutte le teorie di sto cazzo, sono quindi solo tre i poteri, no? Quello legislativo, fa le leggi, l'esecutivo, dovrebbe essere solo un silenzioso esecutore che rende come i prefetti, no? Che dovrebbero praticizzare la legge, e poi il giudiziario che poi dovrebbe giudicare chi contravviene la legge o chi ingiustamente viene accusato di contravvenire la legge, come per esempio Dario Musso, di cui parleremo dopo, no? Anticipiamo solo che ha subito i reati da parte di un sindaco
demente che gli ha attuato un TSO illegale, commettendo lui tutti quelli che sono stati a contatto con Musso, hanno commesso tutti questi reati che adesso vi enuncio, quindi carabinieri, infermieri, dottori, chiunque abbia avuto un ruolo anche minimamente attivo, firmando una pratica, qualsiasi cosa, ha commesso i reati di sequestro di persona, riduzione in schiavitù e torture, reati per cui c'è il carcere, c'è l'ergastolo ostativo, carcere. Ergastolo ostativo per chi ha fatto il TSO a Musso, per tutti quelli collegati. Carcere, ergastolo ostativo vuol dire fine pena mai, vero? Non fine pena mai finto con buona fede che fa uscire tutti i boss. Fine pena mai per chi ha commesso. Per fortuna che il fratello di Dario Musso è un avvocato. E possiamo dire che tutti i sindaci d'Italia sono complici del sindaco che ha commesso l'atto nazista di fare il TSO illegale a Dario Musso, il quale era perfettamente lucido, non nuceva né a sé né agli altri, semplicemente andava in giro in macchina con un megafono dicendo che Conte stava distruggendo l'economia. Quindi aveva pure la distanza di sicurezza da chiunque, stava in macchina col megafono. Ditemi perché. L'hanno fatto sequestro di persona, tortura, gli hanno fatto l'iniezione, cioè la procedura, il TSO totalmente nazista, gli hanno fatto la puntura nella pubblica piazza che era totalmente inoffensivo, solo perché stava in macchina col megafono a dire che Conte ha messo Beard Brecolao, cioè le cose che sono normali da dire, che sta distruggendo l'economia italiana. Torniamo ai tre poteri, no? Perché Conte ha commesso tutta una serie di reati, oltre a epidemia colposa, oltre a strage colposa, perché l'ha fatto entrare lui il Covid in maniera massiccia, quando ha bloccato gli aerei con la Cina, no? Ha poi, attraverso la Farnesina di Gigino, incitato a rientrare dalla Cina con volo con scalo. Totalmente incontrollato. Almeno quando avevi i voli con la Cina potevi controllare le persone e eventualmente fare l'obbligo di autoisolamento che non ha fatto Conte, quando si sa, loro sapevano già da fine dicembre, perché ufficialmente l'hanno scritto al 5 di gennaio che sapevano tutto. Però peccato che paghiamo l'intelligence, i servizi segreti che sono pagati per dire le cose almeno un mese prima. Quindi il governo Conte lo sapeva già da dicembre. Dato che in Cina lo sapevano già da ottobre che circolava sto virus. Andate a vedere i militari italiani che andarono a fare le gare a Wuhan a ottobre, tutti 100% con sintomi Covid, tutti. Torniamo alle tre poteri dello Stato, le poteri, la convenzione sociale che ci dice che sono tre i poteri, invece sono quattro. Manca la sovranità monetaria. E tutti sti cazzo di sovranisti che inneggiano la sovranità di sto cazzo e censurano Auriti e la sovranità monetaria vera. Sparano solo stronzate. Quindi, se sono tra i poteri dello Stato, se le leggi le fa il legislativo, cioè il Parlamento, che adesso, grazie alla P2, stanno cercando di ridurre, no? La rappresentatività. Com'è possibile che in realtà la maggior parte delle leggi dello Stato degli ultimi anni, degli ultimi decenni, sono state fatte dall'esecutivo? Ma che si sono invertiti i ruoli? Che per caso il Parlamento si è messo a fare l'esecutivo e l'esecutivo legislativo? O il giudiziario fa l'esecutivo? No. E allora? Hanno sovvertito l'ordine dello Stato. Sono tutti reati per cui è previsto l'ergastolo. Tu mi fai un decreto legge? Ci dovrebbe essere un'urgenza tale per cui siamo in guerra per fare un decreto legge. Allora Conte non ha fatto i decreti legge, ha fatto i DPCM di sto cazzo, perché poi gli italiani si sarebbero accorti che i decreti legge devi fare in condizioni di urgenza, condizioni di guerra, no? Perché quale motivo ci dice che devi fare un decreto legge che entro 60 giorni deve essere convertito da sto cazzo di Parlamento, il quale potrebbe farlo lui, no? Che urgenza c'è? Sei in guerra quando fai decreti legge? C'è l'ipotetica pandemia quando fai decreti legge? No.
Allora, se lui avesse usato il decreto legge, adesso la gente si sarebbe accorta, un pochino di gente, no? Perché il 60% della gente totalmente è un attaccapanni che non serve a un cazzo e sono i veri mandanti dei banchieri, è questa merda di gente che Martin Luther King definiva il cancro della società, non i quattro sfigati di nerd di banchieri. Ma il 60% della popolazione sono i mandanti di qualsiasi stupro avvenga sul pianeta, quindi in Italia. Ricordatevi che Grillo andava in giro con la mascherina a dicembre, dopo che si era fatto le sue chiacchieratine con l'ambasciatore, col console cinese. Se sono tre i poteri dello Stato, perché esse sono, secondo tutti i giuristi di sto cazzo, tutti i costituzionalisti di sto cazzo, no, uno non può fare l'altro, se no non c'è l'indipendenza. Non c'è l'indipendenza se l'esecutivo fa il lavoro del legislativo. Tutti sti costituzionalisti di sto cazzo. Perché non dicono che è un colpo di Stato reiterato a qualsiasi decreto legge? E se è un colpo di Stato reiterato a qualsiasi decreto legge, che cazzo è il DPCM addirittura che si passa al decreto legge che è fatto da, che ne so, un governo, quindi dai ministri, quindi diciamo 15 decerebrati, perché è ovvio che più si è in piccolo a prendere decisioni e più il quoziente intellettivo si abbassa, no? Almeno se fossero il 900 parlamentari. Non dico che si alzerebbe tanto, ma non sarebbe ridotto a 15 decerebrati. Ma il DPCM viene preso, come dice la parola stessa, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Uno. Quanto facile è manipolare 900 persone che fanno una legge, o quanto facile è manipolare 15 decerebrati che fanno un decreto legge, o uno sotto i capelli niente Conte che fa una legge? Quanto facile è manipolare? No? Pensate che sia facile manipolare una legge dello Stato svizzero fatta da 50% più uno dei cittadini svizzeri attraverso un referendum svizzero? Perché tra l'altro tutta la facoltà di scienze politiche, come tutte le altre facoltà, sono fondate su un nulla. Sul nulla, no? Com'è che una cosa importante al mondo, ed è la democrazia diretta svizzera, che poi diretta e ridondante, si chiama democrazia? Potere del popolo di fare le leggi. Ed era quella ateniese o quella svizzera, in parte ripresa in California, e basta. Democrazia rappresentativa è un ossimoro, perché democrazia è potere del popolo. Rappresentativa vuol dire oligarchia. Oligarchia, 900 parlamentari, i quali a loro volta sono il leccaculo dei capi partito, volenti o nolenti, che a loro volta sono facilmente manovrabili dalle lobby, dalle multinazionali che stanno nella piramide, non stanno in cima, stanno sotto i banchieri. Però i banchieri non gliene fottono un cazzo delle leggi. L'importante è che nessuno parli con una visibilità elevata di come loro creano moneta dal nulla truffando quando ti fanno un prestito. Perché tu quando gli rendi le rate, no, non stai certo creando le rate dal nulla, gli stai dando i soldi veri che sono stati creati dalla banca, però gli interessi, per esempio, non li ha creati. Se non capite questi concetti, o ve li approfondite o andate a fanculo. Tanto il 60% delle persone sono inutili attaccapanni, utili idioti che danno mandato ai banchieri di creare tutte le ingiustizie che ci sono su questo mondo, o di permettere ai banchieri che i loro sottoposti di scendiletto, cioè le multinazionali, tipo Bill Gates e tutti gli altri nerd di merda, o la massoneria del cazzo. La massoneria del cazzo, che non era solo la P2, la P2 perché è stata scoperchiata. La P2 aveva in mano tutti i funzionari di Stato, tutto quello che viene chiamato oggi il Deep State, no? Cioè la moda di chiamare Deep State, lo Stato profondo, era tutta in mano la P2. Tutti gli alti funzionari di Stato, tutti gli alti gerarchi delle forze di polizia, perché in Italia abbiamo 800.000 forze di polizia, no? Non basterebbe una polizia civile, no? Abbiamo la polizia militare, i carabinieri, totalmente anacronistici, che però hanno ricevuto anche il corpo forestale dello Stato, che erano civili, sono diventati militari, no? C'è stata una militarizzazione nel silenzio di tutti, primo dei carabinieri, no? Che se venissero soppressi si straccerebbero le vesti. Quindi, com'è possibile che ci sono colpi di Stato reiterati e tutti i costituzionalisti di sto cazzo stanno zitti? Il DPCM è un colpo di Stato ancora più del decreto legge, no? Perché che cazzo siamo?
In guerra veramente? Siamo in guerra? Se siamo in guerra, andate in giro con le mascherine, pigliatevi il cancro e andate a fanculo. La mascherina è cancerogena. Aumenta l'anidride carbonica, diminuisce l'ossigeno. Aumenta l'anidride carbonica, vi aumenta l'acidità del corpo. Si crea le condizioni ideali per la nascita del cancro. Poi se mangiate la carne, vai con le poliammine. E poi con arance e limoni, abbiamo 32 volte più cancerocinetiche della carne. Ricordatevi che l'uomo può mangiare tutta la frutta e quasi tutte le verdure sono un frutto, nonostante i medici non sappiano neanche la differenza fra un seme, la polpa. Ma c'è la cosiddetta frutta acida, che è 32 volte più cancerocinetica della carne, la quale è già cancerocinetica, cioè aumenta il cancro. Oltre a crearlo, la carne è anche cancerogena. Tornando avete capito il perché Conte ha usato i DPCM e non i decreti legge? Per non far vedere alla gente che già il decreto legge dovrebbe essere usato in caso di estrema, estrema, estrema urgenza. Però si usava quello, diceva, ma che cazzo, tutte le altre 8.000 leggi che avete fatto prima, allora erano tutte di estrema, estrema, estrema urgenza? È impossibile, l'estrema, estrema, estrema urgenza è solo in caso di guerra o di pandemia vera, non di un'influenza che sarebbe bastato avere i posti letto della Germania per dare assistenza a tutti quelli morti, tra l'altro, nella parte più inquinata dell'Italia e non a Milano, ma attorno a Milano, in tutte quelle città che sono sposate agli allevamenti. I quali sono la più grande fonte di inquinamento secondario, il quale è un grande veicolo per il virus. Inoltre, là è pieno, no, di soggetti che mangiano carne, quindi con difese immunitarie intossicate, e cosiddetti soggetti Covid, no? Maschio tra i 70 e i 90 anni, no? La donna è un po' meno perché espelle tossine fino alla menopausa, quindi è meno intossicato, cioè diciamo che il sistema immunitario fino a quell'età è meno intossicato, comunque dopo comincia a intossicarsi, ma quello dell'uomo arrivato a 90 anni, se continua a mangiare merda, se non è pitagorico, come dicevano gli antichi, cioè se non è vegetariano o vegano, altro che. Tutto il pensiero occidentale in teoria si fonda sull'antica Grecia, tutta la scienza, qualsiasi disciplina scientifica trae origine dall'antica Grecia, compreso il medico Ippocrate. Però poi sono stati schiacciati da una cultura imperialista di schiacciamento dell'indipendenza totale, cioè quella derivante da quella merda di filosofo, l'unico filosofo di tutta la Grecia non pitagorico, cioè quel coglione di Aristotele, il quale odiava Sparta perché le donne erano emancipate, quindi era un misogino del cazzo. Questa è la cultura occidentale, eh? Come poteva essere e com'è? Poteva essere quella illuminata e scientifica di tutto quello che c'era nell'antica Grecia, dalla democrazia diretta di Atene all'emancipazione femminile di Sparta, e non è stato perché una merda umana come Aristotele, misogino, coglione, che diceva gli animali erano dei robot, quindi c'era proprio un coglione, negazionista di Pitagora, cioè, chiunque avesse un qualche neurone sapeva che Pitagora aveva ragione, compreso Ippocrate, che è stato il primo e l'ultimo medico della storia, che ti diceva l'alimentazione dipende da quello che mangi. E quindi o sei pitagorico, cioè vegetariano, vegano, e poi di lì ha scoperto che l'uomo ha un'anatomia e una fisiologia fruttivora, o sei pitagorico o sei un coglione, diceva Ippocrate. Tutti i medici successivi a Ippocrate hanno giurato su di lui, giurando sul fatto che avessero tre neuroni. Se uno si laurea in medicina non ha un QI elevato, non ha un QI molto elevato. Avete mai provato a parlare con un laureato in medicina? No? Facciamo un esempio. Burioni è laureato in medicina? Sì. È uno che disse il 2 febbraio che l'influenza non si manifesta
In Italia, l'influenza, il Covid-19, con cui Conte e Fontana hanno ucciso tutti quegli anziani a Bergamo, Brescia e in varie parti d'Italia, è un'influenza. Burioni ha detto che, in TV da quel genio fantasmagorico di Fazio, che l'Italia è a rischio zero per un'influenza. Anche i bambini sanno che l'influenza, qualsiasi sia, ha una velocità di propagazione elevata. E questo va a dire in TV che l'Italia è a rischio zero. In più il governo lo sapeva ufficialmente dal 5 dicembre, ovviamente lo sapeva dal 5 gennaio, ovviamente lo sapeva da dicembre. Un'influenza. Secondo questo eminente sedicente eminente virologo, che non fa il virologo sul campo, insegna basi di virologia all'Università dei Cattolici, che è famosa nel mondo per gli scandali di Maria Verzé, Don Maria Verzé. Là insegna a quelli che dicono le preghierine basi di virologia. Non è che è Tarlo, che è 40 anni che lavora sul campo, che ha aiutato non so quanti centinaia di migliaia di persone con le sue, che allievo di Sabin, che Sabin elogiava per tutto quello che per tutte le guarigioni che hanno fatto. Stiamo parlando di uno che va in TV, chiamato in TV perché ha avuto la botta di culo, che mentre insultava i Freevax, invece che confrontarsi con lui in maniera scientifica, li ha insultati, addirittura ha fatto un libro, no? La congiura dei Burioni si chiama, se non sbaglio. La congiura dei Burioni è diventato famoso perché ha fatto qualche post in cui insultava i Freevax, fece 50.000 condivisioni, allora le TV l'hanno chiamato perché questo qua fa audience, no? Poi tanto le TV, che cazzo capiscono di quello che parlano, di quando chiamano Mamma Rai, come la chiama Giorgio Calabrese, no? Giorgio Calabrese, non so più se dire se Giorgio Calabrese è il Burioni dei nutrizionisti o Burioni e il Giorgio Calabrese dei virologi teorici, non sul campo, perché lui non l'ha mai visto il campo. Disse questo: nessuna cosa poteva toccare l'Italia, nessuna influenza poteva toccare l'Italia, e a rischio zero, un'influenza. Ora, ha due caratteristiche questo coronavirus, questo. Cioè, può influenzare. È più veloce delle altre influenze nel contagio, tant'è che sotto i capelli nulla andò dalla D'Urso a dire, con la voce un po' così, la voce che si sente, che ha un QI molto elevato, no? Che ha un quoziente intellettivo elevato, e effettivamente, disse la D'Urso, no? Questa grande scienziata, questa grande giornalista, disse, effettivamente sono rimasto sorpreso dalla velocità iniziale del contagio, no? Si parlava di Codogno all'epoca, no? Sorpreso, perché un'influenza è veloce. Tutte le influenze hanno velocità di contagio. Questa è la caratteristica di essere ancora più veloce. Seconda caratteristica che ha, e questo lo diciamo a tutti i dementi che parlano di vaccini, in particolare che parlano di questo vaccino, ha un'alta, è molto mutageno, è molto veloce nella mutazione. Già lo sono le altre influenze, no? Cioè, quando tutti sti cazzari vanno nella parte opposta del pianeta a prelevare l'influenza che c'è quando qui è estate e là nell'altro emisfero è inverno, vanno là, si pigliano sta cazzo di influenza, cercano di fare un vaccino in base ai loro standard obsoleti, vengono qua nella nostra parte del pianeta e vanno dai vecchi, cercano di convincere i vecchi, no? Sembra che la maggior parte degli abitanti carnisti di Bergamo, Brescia, di tutta quella zona intorno a Milano, esclusa Milano che guarda caso ha la maggiore percentuale di vegani e vegetariani d'Europa, vanno da questi qua e cercano di dirgli, no, che hanno già il sistema immunitario un po' a puttane, cercano di mandare definitivamente a puttane facendo queste campagne vaccinali, guarda caso dove sono morti tutti in quelle zone lì. Ah, tra l'altro Zingaretti è molto incazzato perché nel Lazio ci sono stati meno morti che in Lombardia. Quindi ha reso obbligatorio per tutti quelli che hanno più di 65 anni il vaccino
per gli abitanti del Lazio. Quindi, cari nipoti, salutate i vostri nonni o sbatteteli fuori dalla regione. No, ditemi voi. Perché così fanno già in Trentino Alto Adige. Quelli di madrelingua tedesca, siccome nelle zone di madrelingua tedesca, cioè la Germania e l'Austria, si è un po' più consci di questi rischi, quelli di madrelingua tedesca che stanno in Trentino, cioè in Alto Adige, in cosiddetto Sud Tirolo, in realtà si chiama Alto Adige, prendono residenza in Austria per non avere l'obbligo di questa legge Lorenzin, prima unico caso in Italia di 8.000 vaccini a un bambino che si sta formando il sistema immunitario. Quindi Zingaretti è invidioso dei morti che hanno fatto in Lombardia, no? Anche grazie al genio Fontana, al genio Gallera, Gallura, come cazzo si chiama, l'assessore alla sanità lombarda, no? Una sanità che è una merda, che è un cesso ambulante, che però viene propagandata dai giornalisti come il fiore all'occhiello, come la grande sanità lombarda di sto cazzo. Chiedono scusa perché hanno mandato i sintomatici Covid nelle residenze per anziani. Come? Hanno mandato sintomatici Covid nelle residenze per anziani. Cioè nei soggetti Covid, li hanno mandati dai soggetti Covid per eccellenza, no? Maschio, purtroppo carnista perché le residenze per anziani seguono le linee guida degli ospedali decerebrati, i quali alle persone che non stanno tanto bene gli danno le lasagne, no? Quindi cadavere di animale, glutine, latticini. Merda pura, le persone che già non stanno. Poi vedono che non stanno. Che non si riprendono. Quindi spero che abbiate capito le tre. Quelli che i padri costituenti di sto cazzo hanno definito i tre poteri, no? E che non si possono mischiare pena lo Stato non è più indipendente. Lo Stato non è più Stato. Non c'è più democrazia, non c'è più nulla. Se uno dei due poteri. Se il giudiziario si mette a fare legislativo. Se il giudiziario si mette a fare esecutivo, o se l'esecutivo si mette a fare il giudiziario, il che in realtà capita, no? Come nel caso Cucchi, no? Che tutta la scala gerarchica dei carabinieri cercava di influenzare la testimonianza dei carabinieri stessi affinché non svelassero di avere malmenato Cucchi, beh, in qualche modo ha cercato di influenzare il giudiziario. Questo purtroppo capita, la maggior parte delle sentenze di primo grado vengono ribaltate in Cassazione. Non per un gomblottismo, perché comunque i giudici sbarbati, a parte pochi, non hanno l'esperienza per poter giudicare cose importanti. Ricordatevi Grillo in giro a dicembre con sta cazzo di mascherina, dopo che tranquillamente se la cantava con gli ambasciatori, consoli inglesi. Grillo, traditore di Auriti. Auriti, torniamo al discorso, no, del signoraggio bancario, Rothschild dominano il mondo, ma non sono ebrei. I dementi gomblottisti che dicono che gli ebrei dominano il mondo, vadano a dirlo a un nero etiope ghettizzato in Israele, a un operaio ebreo ghettizzato in Israele, vadano a dire, vediamo quanti calci nel culo si pigliano su questi terrapiattisti, asinovolisti, creati apposta dal sistema, perché il sistema non si regge solo su 60% di persone di merda, come diceva Martin Luther King, che sono i veri mandanti dei banchieri. Poi crea un contraltare con un 2-3% di gomblottisti pazzi, creati apposta per fare confusione sulle sole tre tematiche su cui si basa la vita su questo pianeta. L'emissione della moneta, potere di emissione della moneta, le banche centrali e delle banche commerciali. La democrazia diretta svizzera e l'alimentazione, dato che non c'è nessuna prova in nessuna università del mondo, non c'è alcuna prova che la struttura anatomica e fisiologica della specie umana sia onnivora, cioè adatta a mangiare tutto. In realtà non esiste nessun animale che è adatto a mangiare tutto per la sua fisiologia e anatomia. Ci sono gli animali erbivori, i carnivori che non mangiano. I muscoli, solo i dementi mangiano i muscoli, i carnivori mangiano l'interiora, se non sono in digiuno e se non gli hanno bruciato la foresta
così come ai fruttivori, come le scimmie antropomorfe, le quali mangiano solo frutta se non gli bruciano la foresta. Certo, poi in digiuno mangiano anche l'escremento di un carnivoro, per dire. Tornando all'attualità, il 60% delle persone sono misogine di merda, quindi tendenzialmente maschi. E io tiro fuori dal 60% i giovani tra i 20 e i 30 anni, i quali ancora a fine 30 anni hanno i neuroni ancora un po' puliti, arrivati al 30° anno o capiscono queste cose o vanno nel 60% bruciati, irrecuperabili, con cui non spendere una sola parola per tentare di convincerli, perché sarebbero fiato sprecato. Se avete fiato da sprecare, comunicatelo a gente che tra i 30, sotto i 30 anni, diciamo. Non sprecate fiato con chi ha più di 30 anni, perché o ha già capito o fa parte di quel 60% di mandanti degli stupri dei banchieri. A proposito di questa gente misogina come Aristotele del cazzo, perché noi potevamo avere una grande cultura occidentale che poi si sarebbe espansa in tutto il mondo grazie agli antichi greci, che è stata cercata di schiacciare dall'impero persiano di prima Dario, poi il figlio Serse, non ce l'hanno fatta. Grazie anche al sacrificio, no? Degli Spartani sulle Termopili, o al grande eroismo degli Ateniesi, perché per 2 volte sono riusciti a respingere, non ce l'hanno fatta con l'allievo di Aristotele. Chi è che ha schiacciato tutta la cultura greca? Chi è che è stato? L'allievo di Aristotele, Alessandro Stocazzo Magno. Grazie a lui cioè, ha portato avanti la misoginia. La gerarchizzazione, invece Atene stava espandendo anche in altre città la democrazia diretta, anche nelle colonie italiane, anche Taranto stava, e altre colonie italiane stavano introducendo la democrazia diretta di Atene. Torniamo alla misoginia degli italiani, no? Sta poveraccia che è tornata dai sequestratori, totalmente insultata da più o meno, chi più e chi meno, ma tutti ugualmente dementi, è più che evidente che ha avuto la sindrome di Stoccolma o di più della sindrome di Stoccolma. La sindrome di Stoccolma ce l'hai dopo pochi giorni di prigionia, no? Questo è documentato. Dopo 1 mese potresti addirittura andare a fare le rapine con i rapitori, ma dopo 18 mesi è un lavaggio del cervello per cui la persona deve stare serena e tranquilla per poter recuperare le forze, no? Nessuno che ne parla. E perché? Perché il capo dei pazzi, cioè il capo degli psichiatri, voi sapete che chi fa psichiatria è perché ha dei problemi che lui pensa di risolvere attraverso le medicine, mentre quelli che hanno dei problemi che non vogliono risolvere con le medicine vanno a fare psicologia. Ha detto che non è la sindrome di Stoccolma, quindi tutti i giornalisti dietro, no, come giornalisti pure specializzati, no, questi soloni di sto cazzo, non è la sindrome di Stoccolma, no, va bene. Torniamo a Dario Musso, no? Quindi misoginia, quindi 60% degli italiani misoginia, tra cui anche alcune donne, non mica solo maschi sono misogini, e accanimento sono tutti. Questi 60% sono tutti sequestratori di Dario Musso, perché sono loro i mandanti del sindaco che gli ha fatto il TSO illegale, totalmente illegale, la puntura in mezzo alla piazza, ha leso la sua dignità. Questi sono i mandanti di queste cose, perché in quel paese il 60% delle persone è d'accordo col sindaco che ha fatto un TSO illegale. Quindi loro dovrebbero andare all'ergastolo ostativo, fine pena mai. Tanto quanto il sindaco, i carabinieri, la polizia municipale, gli infermieri, il medico del cazzo che gli ha fatto fare la telefonata penosa, dove però Dario Musso è riuscito a dire con la bocca tutta impastata: "Ma questo coglione!" Mentre parlava col fratello, riferendosi coglione, riferendosi al medico che gli suggeriva cosa dire al fratello. Questo è il livello degli ospedali italiani. Altro che i medici che muoiono per il Covid, e però zitti. Zitti sul fatto che nessuna facoltà al mondo universitaria ha le prove che siamo onnivori, no? Questa demenza dell'onnivorismo, e non c'è una. Peggio di una religione, no? Le religioni sono favole per bambini portate avanti o per interesse o perché il quoziente intellettivo è molto basso, no? Ma questi non c'hanno manco il testo sacro. Dove sta la Bibbia dell'onnivorismo?
che dimostri che la struttura anatomica fisiologica della specie umana è onnivora, cioè adatta a mangiare tutto, quando nessun essere vivente, nessun animale è adatto a mangiare tutto. E nessun animale, a parte gli sciacalli, perché non hanno capacità predatoria di mangiare l'interiora degli erbivori, nessun animale mangia i muscoli, solamente la demenza della specie umana. In questa situazione c'è gente che è rimasta con 23 euro sul conto, perché sotto i capelli nulla, che piace pure alla gente che fa parte di quel 60% di appendini, di attaccapanni, no? A proposito, tutti i sindaci sono da condannare perché non si sono né dissociati dal sindaco che ha fatto il TSO Dario Musso, lì nella provincia di Agrigento stiamo parlando, non si sono né dissociati né hanno condannato né si stanno costituendo parte civile per quello che è successo. Qua bisogna costituirsi parte civile per quanto fatto Dario Musso. Poteva essere fatto contro chiunque stesse pacificamente manifestando nell'epoca Covid all'interno della sua macchina, distanziato, con un cazzo di megafono, non faceva male a nessuno, non era totalmente innocuo per sé e per gli altri. L'hanno preso, sbattuto per terra, ha fatto una puntura, che è una camicia di forza chimica, la puntura, e ammazzato. Qua siamo oltre il caso Cucchi, cioè perché Cucchi non potrà mai vedere la giustizia di chi verrà condannato. Qua dovrebbero e dovranno condannare tutti quelli che hanno avuto anche una virgola in questa vicenda Musso. E devono andare in galera all'ergastolo ostativo. Non hanno fatto una. Gli ordini sbagliati non si eseguono. Il militare non può venire a dire: ho eseguito l'ordine. Sto cazzo, per legge, gli ordini illegali, gli ordini sbagliati non si eseguono. Se li esegui, sei responsabile del reato tanto quanto chi l'ha ordinato. Se non peggio, con l'aggravante di avere due neuroni, con l'aggravante della futilità. Perché te ne sei fottuto ben sapendo quello che stavi facendo. Speriamo che appunto questi ventenni si crei un bel conflitto sociale con quel 60%, che alla fine sono prevalentemente maschi che hanno più di 30 anni, sì, un bel conflitto sociale per cui i genitori devono subire violenza psicologica da parte dei figli, per cui se ne devono andare a fanculo questi genitori che hanno creato questa società. I figli devono nascere in una società di schiavismo. E sta già succedendo in America, che non è un popolo molto, come dire, intelligente, quindi se succede in America può succedere dappertutto. A parte che in tutto il mondo ci sono proteste, a parte che in Italia. Quindi devo pensare che l'Italia, allora, il popolo italiano è più ritardato di quello americano che già non è al top. Ma negli Stati Uniti, secondo i sondaggi, la maggioranza dei giovani americani dice che quando gli verrà proposto il vaccino per i Covid successivi, poi dobbiamo ancora spiegare perché sono dementi tutti quelli che parlano di vaccino. Hanno detto che se lo devono ficcare su per il culo, i giovani americani. Quindi è che se lo deve ficcare su per il culo? I loro genitori. E tutti quelli che propagandano. Sta stronzata, due caratteristiche c'ha questo coronavirus. Alta velocità di contagio, alta mutevolezza. È formato da 30.000 lettere, no? Pensate a una roba che è formata da 30.000 lettere. Ne cambia 30 a ogni singolo passaggio da un umanoide a un subumano. 30 su 30.000. Fate i calcoli. Quante cazzo di lettere cambia? Che ne so. Su 100 passaggi? Su 1.000 passaggi? E questi dementi totali ci vogliono venire a dire una roba che è mutata completamente nell'arco di poco, che ti vogliono mettere qualche merda di vaccino nell'organismo per sbomballarti, no? Un organismo, un metabolismo, un sistema immunitario già intossicato dalla merda che vi fanno mangiare i medici e che vi fanno mangiare quel 60% di popolazione che è d'accordo su tutto quello che di negativo che c'è in Italia e nel pianeta, ditemi voi se è normale.
e per non parlare della app per i ritardati, che quando è uscita in Sud Corea, in pochi secondi è stata craccata da degli hacker dilettanti, per cui si sapeva tutto di tutti, che giri facevano, ed è una tragedia perché i popoli asiatici, in particolare quello sudcoreano, vivono nella paura del giudizio del prossimo. Quindi pensate voi quando questi hacker dilettanti hanno pubblicato tutti i tragitti di tutta la gente, come hanno vissuto, cioè anche in maniera disperata questa situazione, perché per loro il giudizio degli altri è la vita. Quindi pensate che cazzo hanno subito i sudcoreani. Vabbè, adesso terminiamo. Ricordiamo che l'unità d'Italia l'hanno fatta i mafiosi insieme ai mafiosi, insieme ai massoni, perché sono sinonimi, per tornare alla piramide, no? La piramide è fatta dai banchieri sopra, che in realtà se ne fottono delle leggi, ma basta che nessuno parli di come si mette la moneta. Poi ci sono le multinazionali, la massoneria, e poi c'è il scendiletto del discendiletto, che sono i politici e i giornalisti. Poi c'è il popolo bue, che in realtà è il vero mandante di tutta sta merda. Il 60% del popolo bue è il vero mandante, cioè gente che fa schifo al cazzo e che non capirà mai, perché loro sono convinti di delegare il potere agli stupratori. Sono convinti che Kissinger doveva uccidere Allende, doveva uccidere Aldo Moro, fare i genocidi che ha fatto. Sono convinti che Soros dovesse stuprare l'Italia nel 92 e tutti gli altri paesi che l'hanno messo al bando, l'Indonesia. Ci sono 3.000 paesi in cui lui è al bando, però la Bonino. Bilderberg Bonino inneggia a Soros, il vice direttore di Marco Travaglio. Il fatto Bilderberg quotidiano va al Bilderberg a braccetto con gli assassini del giudice Alessandrini, con gli assassini di Aldo Moro, con gli assassini di Pinochet, di Salvador Allende, ucciso da Pinochet. Tra l'altro, che ha cercato di difendere. Che hanno cercato di difendere un poeta, ha cercato di difendere Allende, che era Sepulveda, ed è riuscito a passare indenne la dittatura di quella merda di Pinochet, e poi è morto qua per il Covid, grazie ai medici che secondo tanti sono i salvatori della patria, no? Come mai ci sono alcuni medici di base che hanno pochissimi morti di Covid, quasi zero, e altri tantissimi? Come mai quelli che hanno pochissimi morti di Covid sono quelli che qualsiasi paziente li chiamasse, sono usciti di casa a andare a verificare i sintomi, certo, protetti nella migliore maniera possibile, e quelli hanno quasi zero di morti per Covid? Come mai tutti gli altri segaioli che non sono mai usciti di casa e hanno fatto